Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di febbraio 2023, ma soprattutto andiamo a vedere, come ci riproponiamo sempre in questo canale, di adoperarci verso il massimo successo perseguibile in questo mese, mettendo a frutto i nostri talenti, i nostri potenziali, superando le sfide ad essi connessi. Quindi invito tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi a studiare i contenuti che vi metto nelle mie playlist, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, affinché possiate andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà di successo, perché il canale è strutturato come una scuola iniziatica volta a manifestare i vostri talenti, i vostri potenziali per avere una vita di successo sotto il punto di vista lavorativo, professionale e amoroso, ok? Partiamo subito, quindi sole, cioè segno zodiacale, oppure hai l'ascendente vergine, ok? Andiamo a vedere la realizzazione sotto tutti i punti di vista, lavorativo e sentimentale. Allora, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere qual è la porta che si apre per le mie ragazze, i miei ragazzi della Vergine, che hanno la Vergine in segno solare, segno o ascendente. Allora, qual è la porta che si apre? Vediamo. Vediamo. Ah beh, la porta dell'acqua, quindi qua abbiamo in amore, abbiamo, se hai una persona in mente o se anche non ce l'hai, nel momento in cui arriva i sentimenti sono perfettamente ricambiati, va bene? Quindi c'è qua come se fosse proprio un due di coppe. Un due di coppe, temperanza, ha a che fare con questa carta, o anche con i segni d'acqua, se abbiamo a che fare con i segni d'acqua, emotivamente predisposto nei tuoi confronti o predisposta nei tuoi confronti, i sentimenti sono ricambiati in amore, ti dice questa carta, da una persona specifica, laddove non c'è nessuno, entra in gioco una persona che ricambia i tuoi sentimenti. A livello lavorativo questa carta è meravigliosa perché ti dice che stai per fare in questo mese qualcosa che ti appaga da un punto di vista emotivo sul lavoro, va bene? Quindi è proprio qualcosa di un adempimento importante, una ricchezza interiore che ti giunge facendo quello che fai, e sappiamo che la ricchezza interna determina poi ricchezza sul piano materiale. Meraviglioso, andiamo a vedere allora adesso con l'io realizzato, vediamo un po' che cosa ci dice i tarocchi dell'io realizzato. Mettiamoci tutti gli arcani maggiori. A cosa è conforme questo porta dell'acqua? Anche comunicazioni interrotte che riprendono a fluire, l'energia è fluida, le emozioni, ok? Andiamo a vedere da cosa ci liberiamo a questo punto, perché è già una carta meravigliosa, non c'è alcun blocco se non proprio un riequilibrio delle energie. Andiamo a vedere, vediamo un poco. Quindi su cosa devi puntare l'attenzione affinché, quindi anche la sfida può essere a questo punto, con quali mezzi lo facciamo, per intraprendere quale azione, per arrivare a quale trasformazione, qual è l'obiettivo da realizzare con questa energia meravigliosa che fluisce dalle tue emozioni proprio. Allora vediamo su cosa concede, la sfida qual è? La sfida è la torre, superare una rottura, superare un... essere fondamentalmente te stessa o te stesso, al di là delle tutte le strutture che ci siamo portati addosso, ok? Con questa carta non ci sono blocchi, c'è una sfida, e quindi la sfida è quella di manifestare tutti i giorni in questo mese di febbraio la tua verità. Quindi la torre spacca le vecchie strutture, l'abbiamo a sfida, e quindi di manifestare effettivamente tutto quello che veramente senti da dentro che esce. Questa è la sfida. Con quali mezzi lo facciamo? Con la giustizia. Io ottengo sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Le parole, la spada, sono allineate agli obiettivi del cuore. Io ottengo sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Io sono l'assoluto, io sono benedetta, io sono pienamente soddisfatta. Andiamo a vedere quali azioni intraprendiamo facendo questo. Il diavolo. Creatività.
tanta creatività, passione conforme a ciò che ti senti di appartenere per diritto divino. Quindi, con quali mezzi noi facciamo quello che dobbiamo fare? Con la creatività, perché il diavolo ben aspettato, in ben aspetto, è la creatività, la passione, il giusto. Per esempio, a livello lavorativo, tu hai qualcosa che ti appaga qui, tantissimo in questo mese, ok? E hai anche il denaro che ti spetta per quello che fai in quel momento. Cioè, il diavolo ben aspettato dal punto di vista della materia è che non vuoi, cioè, non ti importa di più di ricevere di più, perché la gioia che hai all'interno, a livello lavorativo, facendo quello che ti appaga, ti basta in quel momento. Allo stesso tempo, tutto ciò che è tuo per diritto divino arriva facendo ciò che ti appaga a livello emotivo. Mi spiego? Questa carta con ben aspettata, con la giustizia a fianco, con la porta dell'acqua qui, che le cose riprendono a fluire, alla sezione per intraprendere quali azioni, in amore, tanta passione. Viviti la passione in questo mese perché è ben aspettata, va bene? Per arrivare a quale trasformazione? Un cambio di prospettiva radicale, perché manifesti la tua vera te, il tuo vero te. Lo fai con la giustizia, cioè nel senso, a livello proprio razionale, io metto la spada, il potere del verbo al servizio del cuore, va bene? E quindi mi vivo la passione, la creatività e cambio la prospettiva. Non si attende più niente, ma si vive tutto quello che si ha perché emotivamente si è appagati sotto tutti i punti di vista. E quindi con questa meravigliosa porta dell'acqua, qual è il destino, l'obiettivo da realizzare in questo mese? L'eremita, diventare maestra o maestro di te stesso. L'eremita chi è? L'eremita è colui che fa un viaggio introspettivo dentro se stesso e vede tutte le volte in cui non ha seguito la sua vera essenza, sia in amore che nel lavoro. L'eremita, qua c'è una mano blu. È la mano sinistra corrispondente all'emisfero destro. Segue solo il suo intuito, cioè il bastone, segue solo il suo intuito, che guardando al passato magari non l'ha fatto. Adesso invece lo fa. Se il suo intuito gli dice di godersi la passione, la sessualità, lo fa. Nella misura in cui non l'aveva fatto perché aveva paura del suo giudizio interiore, che si proietta all'esterno con i giudizi che gli altri danno a noi, che noi percepiamo che gli altri ci danno. Quindi l'obiettivo da realizzare in questo mese è il saggio, la maestria. Anche fare un lavoro, qualcosa, se non l'avete già iniziato, che vi appaga emotivamente, che vi dà quella, vi accende la passione, la creatività e vi appaga a livello emotivo al di là di tutto. Spiego? Se a livello lavorativo c'è stata una rottura, la giustizia divina ti dice: sii creativa, non aspettare più, cambia la prospettiva e con l'eremita allontanati da quelle circostanze che ti tiravano indietro, che ti dicevano che stai facendo, stai sbagliando, che a seguire la tua passione, la tua creatività, no, fallo. L'obiettivo, il destino da realizzare con questa meravigliosa porta dell'acqua è essere un maestro, un saggio, il maestro o la maestra di te stessa o di te stesso. Ok, andiamo a vedere sul lavoro come applichiamo questa bellissima stesa. Andiamo a vedere sul lavoro. Allora, mettiamo un po' di qua. Allora, vediamo nel lavoro. Nel lavoro. Qual è la situazione generale nel lavoro? C'è un fermo, un quattro di spade, le situazioni sono un po' bloccate. O c'è un fermo, vediamo dove va questo fermo. Ha un quattro di denari, ripartire con le proprie capacità. Ripartire con le proprie capacità, si può essere un po' resistenti. Un po' più alla paura del rischio, ok? Ripartire dalle proprie capacità. Il fermo me lo diceva anche qui. Dobbiamo cambiare la prospettiva e fare in modo che la creatività sgorga da noi, ripetendo, io ottengo sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Vediamo un po' dove va. Sì.
al conseguimento, alla celebrazione 4 di bastoni dei tuoi sforzi creativi. Va bene? Qua tu otterrai i risultati dei tuoi sforzi. Piena celebrazione dei tuoi sforzi. Andiamo a vedere. Nel lavoro, dove veniamo e dove andiamo. Se una situazione si è chiusa o si chiude in questo mese, tu alla fine celebri per qualcosa gli sforzi raggiunti, o meglio, scusatemi, gli obiettivi raggiunti grazie ai tuoi sforzi. Nel lavoro, segno vergine e ascendente vergine o ascendente vergine. Vediamo lavoro, vergine, febbraio 2023. Da dove veniamo e dove andiamo? Ragazze mie, qua veniamo dal fatto che c'è una regina di bastoni e un 3 di denari dopo. Quindi vuol dire che c'è tanta creatività, c'è stato proprio l'impulso di seguire le proprie passioni, i propri talenti, magari c'era un blocco comunicativo con qualcuno, una circostanza. Qua vediamo un 3 di denari, persone che si uniscono, collaborano tra loro per un progetto comune, ci sarà intesa la voglia di venirsi incontro e di collaborare, ok? Andiamo a vedere, situazione del presente, energia positiva, il blocco, energia negativa. Il passato, l'imminente futuro nel lavoro, il passato, l'imminente futuro nel lavoro, energia di chiusura. Quindi qua c'è un 3 di denari. Qua c'è stata una nuova opportunità di lavoro, un asso di denari per molti di voi. Forse il fermo era relativo alla un fermo comunicativo con delle persone che arriva. Sì, ragazze, molti di voi hanno realizzato un progetto importante a lungo termine, c'è l'imperatrice. Sì, avete realizzato qualcosa di importante molte di voi. Se non c'è stato ancora questo, sappiate che dentro di voi è sgorgata una scintilla importante che vi porta a far frutti nel futuro, eh? Ok. Andiamo a vedere la situazione presente. Regina di spade. Qua vi vedo concentrate, determinate ad andare incontro a una chiarezza sul lavoro. Ok, concentrate, determinate, andare incontro a una chiarezza sul lavoro, mente lucida, fate lo scanner a chi vi è davanti, questo gravita intorno a voi. Volete la chiarezza da parte di qualcuno o voi siete chiari nel parlare con qualcuno? E al vostro positivo cosa abbiamo? Al positivo un 8 di spade. Vuol dire che non c'è più il blocco, non c'è più blocco, quello che avevamo visto prima, il blocco comunicativo anche, non c'è più blocco. E il blocco appunto qual è? Una decisione, un'indecisione che non era stata presa da parte vostra o da parte di qualcuno. Un 2 di spade e il blocco, ciò vuol dire che c'era troppa razionalità anche, i sentimenti erano dietro, ok? Ma qua vediamo che la porta dell'acqua rifluiscono le emozioni, qualcosa che vi appaga a livello emotivo. Non c'è più blocco, voi prendete la decisione qua. Che è successo qua? Qua c'è stata una perdita o una delusione emotiva sul piano lavorativo. Paure e incertezze che hanno portato a una delusione. Oppure paure, incertezze e dubbi che hanno portato a un abbandono oppure a una, come si dice, a una delusione a livello emotivo sul piano del lavoro. Oppure una chiusura di qualcosa. Che succede qua? 5 di denari. Qua vi confronterete con qualcuno e con la vostra autostima stessa, eh? L'imperatore. Allora, qua non c'è più blocco. Voi abbandonate, molti di voi, un posto di lavoro, un imperatore, qualcuno che non vi ha dato il giusto valore. Oppure qualcuno vi ridà il giusto valore. O vi ridà ciò che meritate, perché qua è come se voi parlate chiaro a qualcuno che non vi dà ciò che merita. Che non vi dà ciò che meritate, tant'è che la giustizia entra a vostro favore, cause legali, eccetera. Si cambia la prospettiva, molti di voi se ne vanno da un posto di lavoro e fanno qualcosa che li appaga a livello emotivo, eh? Vediamo qua, c'è un pieno successo economico, c'è il 9 di denari, vi viene ridato ciò che è il vostro valore, ok? Ci può essere una prima discussione, o voi lasciate una situazione, un posto di lavoro o qualcuno in ambito lavorativo, ok, che non vi ha dato il giusto valore, voi riprendete il valore, vi viene dato ciò proprio per cui valete, il 9 di denari, c'è un pieno appagamento di natura economica, di natura professionale, non c'è più blocco,
Tant'è che in un primo momento vi posso vedere discutere con qualcuno che non si vuole aprire. Alla fine voi, questa persona si apre, o comunque sia questo ente, qualsiasi cosa, vi viene ridato. Qua c'è una vincita nel lavoro, c'è proprio una vincita, una vittoria a vostro favore. Non le mandate a dire, siete chiare, avete subito un abbandono, un torto, non si prendeva la decisione su qualcosa, c'era un blocco comunicativo o un blocco proprio mentale. Ok, andiamoci a specificare questo 5 di denari. 5 di denari. Quattro di denari. Qua c'è una persona, o è stata una persona avara, non vi è stato dato quello che meritavate, ok? E vi ha portato a stare male, o vi può portare ancora per i primi del mese a vivere in questa condizione. Voi non le mandate a dire queste cose, eh? Ok? Voi fate giustizia. Due di bastoni, è come se non ci fossero prospettive, strategie, qualcuno che si riteneva chiuso, ok? Questo imperatore, la morte. Qua avviene la trasformazione, il cambio o di un datore di lavoro, oppure la trasformazione, un cambio da parte di un'istituzione, di un ente, nei vostri confronti, a vostro favore, perché c'è il 9 di denari. Sei di spade, dialoghi che portano alla fine delle difficoltà. E questo 9 di denari? La torre. Molte di voi non le mandano proprio a dire, succede qualcosa che vi dà quello che meritate qua, eh. 5 di coppe. Voi, allora, alcuni di voi si prendono una rivincita sul lavoro, ottengono qualcosa di importante o da parte di un'altra persona, di un altro ente, ottenete una rivincita rispetto a un abbandono oppure una mancata fiducia che voi avete nei confronti di qualcuno. Ottenete un risarcimento, un riscatto, un pieno avanzamento di natura economica qui. Vediamo che cosa ci dice. No, queste voglio mettere per prima. Vediamo un po'. Qual è il risultato di tutto? Perché qua mi dice che voi verrete premiate per gli sforzi fatti, sforzi di un dialogo, di una chiarezza mentale proprio. Fatto sta che vincete, eh? Allora, vediamo un attimo qua la conclusione qual è sul lavoro. Sì, allora, la temperanza ci dice che tutto guarisce. Temperanza, tutto ritorna a fluire a favore della tua autonomia economica, lavorativa, psicofisica. Comunicazioni che portano questo tipo di evoluzione. Laddove c'erano incertezze, proprio perché voi siete chiari, siete dirette, ottenete chiarimento, ottenete chiarezza mentale in tutto e anche da chi ha a che fare con voi. Non c'è più blocco. Allora, andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo rispetto a questo 9 di denari che si consegue. Un'email inaspettata, qualcosa di inaspettato, una chiamata inaspettata, messaggio in una bottiglia. Che tagliare legna, si taglia col passato, o discussioni nuove, insomma. Una piena rigenerazione. Allora, molti di voi lasciano un posto di lavoro, lasciano una cosa che non funziona più. Memore di quello che è accaduto, con saggezza e maestria vanno incontro a far rifluire le acque, a fare qualcosa che li appassiona veramente. La rigenerazione, c'è una rigenerazione nuova in ambito proprio lavorativo. Andare all'essenza delle cose senza più maschere. Tutto ciò che brilla, vedrete ciò che è falso, prendendovi molte soddisfazioni sul piano lavorativo rispetto a persone, circostanze che non vi hanno dato valore, voi recuperate il valore anche delle entrate economiche importantissime. Wow, sono felicissima di darvi queste notizie, veramente. Ok, adesso ci andiamo a fare l'amore. Ci andiamo a fare l'amore tutte insieme. Andiamo a fare la sezione dell'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' nell'amore. Allora. Andiamo a prenderci queste di nuovo. Vediamo nell'amore. Segno zodiacale Vergine o ascendente Vergine. Tra l'altro l'eremita, ragazze mie, è proprio il vostro segno.
Quindi l'obiettivo da realizzare è proprio la vostra essenza, ok? Ok. Analitica, percettiva, concreta, ordine, ok. Allora, in amore, Vergine, la situazione generale qual è? Qua c'è la giustizia, c'è la giustizia in amore che entra a vostro favore, anche cause legali che andate a vincere avete vinto, divorzi, eccetera, ok? A vostro favore c'è la giustizia in amore. Ciò vuol dire che ricevete ciò che è vostro per diritto divino. Ricevete giustizia in amore, finalmente, giustizia, giustizia, a discapito dell'ego. Vediamo qua, dove va? Qua c'è un fante di spade. Una volta ottenuta giustizia, voi vi guarderete intorno per il prossimo passo con prudenza. Adesso vi dico anche un'altra cosa, giustizia rispetto a comunicazioni che erano pendenti. Ok, a qualcosa che era pendente, anche i contratti che erano pendenti a livello proprio giudiziario, va bene, in amore. E qua ottenere giustizia da parte di una persona che vi osserva o da parte di una conversazione pendente. Non c'è dubbio, vi viene rivelato un segreto qua, la sacerdotessa. Ottenere giustizia per quello su cui voi state lavorando e state osservando le cose per come stanno andando. Osservate le cose per come vanno e qua vi viene rivelato un segreto. O quello su cui voi avete lavorato, ottenete giustizia. Mi spiego? Ok. Ci mettiamo pure queste nell'amore per te. Nell'amore, di cosa parla questa giustizia, tant'è che viene rivelato proprio un segreto da una persona che vi osserva. Se non c'è nessuno è questo, se avete comunicazioni pendenti è ricambiato il sentimento, ricordiamo la porta dell'acqua, meravigliosa in amore quella porta, da una persona che ha tenuto nascosto magari quello che sente. Vediamo un po'. In amore, Vergine. Allora, Vergine, amore, febbraio 2023. Da dove veniamo e dove andiamo con quella porta dell'acqua? Ragazze mie, ma guardate come si parlano. Da un blocco che c'era in amore, 8 di spade, la giustizia. La giustizia entra a vostro favore in amore, sia che abbiate una persona sia che non ci sia nessuno. Se avete una persona, da che c'era un blocco, la giustizia è a tuo favore. Ti viene dato ciò che ti è stato tolto. Cioè ti viene dato ciò che meriti. Se non c'è nessuno, da che c'è un blocco, la giustizia in amore entra a tuo favore. Entra una persona o che ti osserva o che ti ha osservato, i sentimenti sono ricambiati. Ok, vediamo la situazione del presente. A tuo favore. Energia negativa. Energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, conclusione di energia futura. Giustizia a tuo favore. Qua voi sapete che cosa volete l'amore, c'è un asso di spade, 5 di bastoni, asso di coppe, matto, papa. Anche con la stessa Vergine potete avere a che fare, o con un toro, con un segno di terra. Allora, se c'è già una persona, voi avete iniziato qualcosa di nuovo con questa persona, o si sono messe in mezzo delle altre persone, o dei conflitti vostri interni, avete avuto chiarezza adesso, o questa persona ha chiarezza e si farà giustizia nei vostri confronti. Se non c'è nessuno, ragazze mie, questa stesa mi sta dicendo che voi avete fatto un salto di fede nell'amore, proprio. Avete fatto i conti con i vostri conflitti mentali, o ci sono delle persone che combattono per voi e non lo sapete, questo fante di spade, ok. E qua c'è un'idea chiara, voi avete tagliato col passato e la giustizia entra a vostro favore. Vediamo un po' di cosa parla. Situazione del presente. C'è un'attesa. Il 3 di bastoni è la situazione del presente, c'è un'attesa rispetto a qualcosa. Oltre all'attesa, il 3 di bastoni ci parla che le vie sono aperte per un qualcosa di nuovo e si fanno dei passi verso qualcosa di nuovo col passato alle spalle. A vostro favore. Un pieno appagamento emotivo a vostro favore, si realizza un desiderio a vostro favore. Realizzate un desiderio, la giustizia è uscita tante volte, a vostro favore c'è un desiderio che si compie in amore. Il blocco.
Il blocco era la confusione. Sette di coppe, chi scelgo, chi non scelgo, oppure ci credo ancora, che cosa devo credere? C'era un blocco, il sette di coppe, quando il blocco è proprio la confusione, non saper che strada prendere. Se avete già se avete una persona in mente, il blocco di questa persona è non saper che strada prendere, oppure c'erano altre scelte a disposizione. A vostro favore avete un desiderio che si compie perché le vie sono aperte. Se siete da sole, ragazze mie, l'ho già detto, si compie un desiderio. Vediamo qua che è successo nel passato. Un'insoddisfazione emotiva, forse vi sono arrivate delle proposte, se siete da sole non eravate soddisfatti di quello che arrivava, non saper cogliere le occasioni, una certa insoddisfazione emotiva. La ruota del karma. Nel recente passato c'è stato un cambio nella vostra vita che ha portato. Nel recente passato, non riuscire magari però questo cambio a cogliere delle occasioni. O c'è stato un cambiamento, o c'è stato qualcosa che però vi rendeva un po' insoddisfatte questo cambiamento, per varie vicissitudini emotive. Se avete già una persona in mente, c'è stato un cambio che o una distanza geografica coinvolta o un distanziamento che vi ha portato una certa insoddisfazione. C'è un'attesa che vi sta portando adesso a andare incontro a un risultato a tutto tondo, un desiderio che si compie in amore. Ora, o abbiamo situazioni in cui questa persona aveva altre situazioni connesse, più scelte, ma era insoddisfatta di questa situazione, vedete come desiderio, se è questo il vostro caso. Altrimenti, se eravate da sole, eravate insoddisfatti di quello che vi si proponeva davanti. Andiamo a vedere un attimo che succede qua. Sì, c'è un cavaliere di denari, un'offerta concreta che va lenta, ma è qualcosa di stabile nel tempo. Vi dirà che ci sono dei pesi da buttare giù, quindi voi andate incontro a questo desiderio, c'è una prima comunicazione, c'è una comunicazione concreta che vi porta ad abbattere dei pesi, va bene? Vediamo un po' qua. C'è un pieno esito, una celebrazione dell'amore col tre di coppe qui. O una situazione che si riappacifica, si aggiusta con la porta dell'acqua, sentimenti condivisi, qualcosa di meraviglioso, se conoscete questa persona, realizzate un desiderio in questo mese perché anche il desiderio di questa persona è darvi qualcosa di concreto per togliersi di dosso dei pesi. C'è un pieno esito, una piena celebrazione, un festeggiamento, vedo io. Se aspettate, se avete già una persona, se l'aspettate, questo è il senso. Se non avete nessuno, ragazze mie, io qua vi vedo. C'è un cavaliere di denari, voi realizzate un desiderio, è come se c'è una persona qua concreta che ci vuole del tempo, una persona magari di un segno di terra come voi, l'abbiamo visto anche qui, ma al di là dei segni di terra è una persona concreta. Con questo 10 di bastoni, grazie all'entrata di questa persona, vi togliete di dosso dei pesi, grazie alla concretezza che sentite con questa persona per andare a celebrare l'unione. Andiamo a vedere cosa ci parla questo cavaliere di denari. Questo cavaliere di denari. È un 3 di bastoni, è un 3 di bastoni, di nuovo il 3 di bastoni qui che ci dice l'apertura verso qualcosa, c'è una concretezza che è volta all'apertura, alla possibilità di qualcosa che ha a che fare con un tuo desiderio, un tuo sogno, le stelle. Il 10 di bastoni, la ruota della fortuna gira finalmente a tuo favore, a discapito dei pesi che ti sei potuta portare addosso rispetto alla situazione sentimentale. Quindi offerte concrete ci mettono più tempo, ma alla fine giungono perché sono concrete, che portano la possibilità di cose nuove rispetto a un'attesa che hai avuto e la ruota della fortuna gira a tuo favore facendo un cambio rispetto ai pesi che ti sei portata, ok? Fante di spade, una persona che ti ha osservato o ha osservato la situazione prima di palesarsi. Una conversazione pendente, tu realizzi un desiderio, ricordiamo. Il 3 di coppe di cosa ci parla? Una specifica sul 3 di coppe. Il bagatto. Allora, qua c'è un nuovo inizio, una comunicazione, la manifestazione di una celebrazione, di una vittoria, di un pieno esito. Va bene? In qualsiasi caso, che tu conosca una persona o che sia una persona nuova. Il re di spade, è possibile che qua ci sia una persona che è stata più fredda, più zitta, ma la comunicazione del bagatto con il 3 di coppe e il pieno esito ci porta a vedere questa persona come una persona determinata, una persona saggia che ti parla. Ok? Wow! Allora, vediamo qual è l'esito di questo. La carta conclusiva di Rider-Waite, questa giustizia che va a tuo favore, vediamo un po'. Io ti vedo proprio celebrare qui, anche con amici. È possibile che tu incontri una persona nel giro di amici, eh?
o delle tue attività ricreative. Magari la conosci già questa persona per i single, eh? Vediamo. 4 di denari. Io ti vedo un po' reticente, un po' resistente, perché magari questa persona ci mette un po' di tempo, un po' più lenta di te. Fatto sta che con il 4 di denari io vedo anche qui una persona, magari te, che sei più concentrata su altro, e aspetti di vedere questo qua poi nel tempo che fa. Fatto sta che intanto vi godete una relazione piena di emotività, di sentimenti, eccetera, e celebrate questo. È possibile che qui la persona di cui stiamo parlando è stata sempre un po' più avara di sentimenti, se già la conosci, perché era più improntata a un successo materiale, 6 di bastoni, e quindi tu gli dai magari una chance a questa persona per vedere poi cosa fa. Intanto tu realizzi un desiderio, perché ti prendi tante rivincite in questo mese, la giustizia entra in gioco a tuo favore. Ne metto un'altra. Sì, sì, qua tu fai la scelta, credere prima di vedere. Regina di spade. Allora, sì, allora per avere il pieno esito, tu in questo mese, tu che fai rispetto a questa persona qua? Ti vedo celebrare, eccetera. Tu ti godi la vita in questo mese perché tu riaggiungi un desiderio, un pieno appagamento emotivo, che può essere anche sul piano lavorativo, l'abbiamo visto prima pure, no? Tu dai la possibilità a una persona, sia che tu conosci questa persona, sia una persona nuova. Ti vedo sulle tue posizioni, la scelta che tu fai, credo prima di vedere, intanto ti faccio lo scanner. Fatto sta che alla fine di questo mese tu vai ad avere un pieno esito nell'amore, una piena celebrazione, ok? Andiamo a vedere qua cosa ci dice l'oracolo rispetto all'amore per le mie ragazze, i miei ragazzi, segno zodiacale Vergine oppure ascendente. Cioè ti vedo proprio incentrata su te stessa con quel nome di coppia e la realizzazione proprio di un desiderio tuo personale, tant'è che mi realizzi il tuo elemento con l'eremita qua, eh? Vediamo. Riguarda una storia infinita. C'è un riequilibrio, te l'ho detto, scambiarsi i doni. Allora, passaggio tra due mondi. Allora, se c'è già una persona rispetto a una storia infinita che ti è potuta tenere un po' in sospeso, c'è un riequilibrio con questa persona, l'abbiamo anche visto qui, con una proposta o qualcosa che dà un dono, va bene? Questo dono che fa, questa proposta, porta a farvi passare da un mondo grigio a un mondo a colori. È una fase di transizione, infatti tu lo vedi, vedo che fa questo qua, intanto mi godo il mio pieno appagamento o lavorativo o a livello proprio spirituale. Intanto tu ti godi questa bella sorpresa, ok, che sta facendo da passaggio tra due mondi, e intanto il pensatore, la regina di spade, ti fa capire questa cosa, perché alla fine del mese, comunque sia già a metà mese, tu mi celebri con questa persona. Ma non solo mi celebri con questa persona, ti vedo l'apertura dell'amore con questo 3 di coppe anche per i tuoi amici e per le persone che ti sono intorno, per un desiderio che si compie sotto tutti i punti di vista. Perché ricordiamo, la porta dell'acqua è una porta meravigliosa proprio a livello emotivo, che ti fa aprire il cuore, va bene? Quindi ragazzi miei, è meraviglioso, complimenti, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!